Insediata in terraferma. Padrona di Treviso e della Marca Trevisana. Gli statuti di Treviso, promulgati nel 1339 dal podestà Marino Falier, esortano i podestà e i capitani delle varie città della Marca a non opprimere i cittadini. Venezia era una nuova potenza che si affacciava alla ribalta del travagliatissimo mondo italiano. E a molti parve che Venezia, venendo meno ad un isolamento che durava da 600 anni, mettesse a repentaglio il proprio destino. Ma non poteva estraniarsi dal suo hinterland ignorandolo. Il passaggio per via di terra le era oltretutto indispensabile alla distribuzione delle merci importate dall'Oriente in Austria e in Germania. Mercati redditizi e non raggiungibili per via d'acqua e viceversa. Il superbo isolamento di Venezia doveva avere fine, senza le spalle sicure, come avrebbe potuto Venezia conservare e sostenere il suo spropositato impero politico ed economico d'oltremare. Si deve ancora considerare che Mestre è come un mercato et un granaio per il popolo di Venezia, che ogni giorno, et massimo in venere, si fornisse di pan, farina, e altre cose necessarie. Venezia quindi parte in terraferma. Nel 1337 si impossessa del castello di Mestre, nel 1339 di Treviso e di un'ampia fetta della Marca Trevigiana. Il primo passo per un'espansione molto più grande, che arriverà molto più in là, fino in Lombardia, a sud, fino all'Emilia, a nord,
fino al Cadore. Venezia guarda verso terra dopo aver per lunghi secoli guardato solamente verso oriente, verso il mare, e pensa in qualche modo di poter mettere a frutto i grandi gradani, i forzieri pieni di danaro, per cercare molto più materialmente, ma molto più utilmente, di procacciarsi il cibo fresco che proviene dalla terraferma. Già, perché avere i forzieri pieni di danaro e non avere il pane fresco non è un buon vivere. Ecco che allora Mestre, in questa ristrutturazione, una volta che si è arrivata alla pace del territorio della terraferma veneziana, a Mestre viene dato un compito importante, quello di avere giurisdizione in una vasta area di 230 km quadrati, che spazia da Altino, Mogliano, Zerobranco, Martellago, Spinea e praticamente tutto l'attuale territorio del comune di Venezia in terraferma. La podesteria, perché così si chiama la podesteria, questa vasta zona, è governata da un podestà e capitano che è coadiuvato da due castellani e affiancato da un consiglio civico di una trentina di cittadini per governare questo territorio. Chi delibera, chi decide il da farsi? I provveditori. Il palazzo podestarile, che è l'attuale municipio, cioè il palazzo del podestà, l'attuale municipio, e la prospiciente provvideria sono le sedi del governo di questo territorio. Chiaramente il municipio non è così come lo vediamo adesso, è stato rifatto e ristrutturato completamente in anni, nei secoli più recenti, e anche la podesteria, come vedremo, ha subito delle trasformazioni. Mestre quindi rafforza questo ruolo importante di baricentro, oggi diremo, l'abbiamo sentito prima l'assessore, dell'area metropolitana, di un'area vasta, già, perché gira e rigira la storia è questa. La storia del territorio è dettata dal territorio, il territorio non cambia con i secoli, e già da allora il territorio era quello che comprendeva Padova ad ovest, Treviso a nord, Venezia ad est, e baricentro di questo territorio era Mestre, perché a Mestre affluivano le merci da Venezia via acqua e da Mestre si irradiavano le merci via terra per le Germanie, per le signorie del nord. La prima cosa che i veneziani si rendono conto di dover fare è quello di un collegamento privilegiato fra Venezia e Mestre. Già, le merci fino ad allora arrivavano sì via acqua, ma si introducevano in terraferma lungo i fiumi, lungo il Marzenego, più a sud lungo il Brenta, e in questa zona qui lungo il Musone, proprio che ci scorreva qui a poche decine di metri di distanza. Però erano fiumi, risentivano delle secche e delle piene, potevano esondare, fare disastri, e quindi anche il trasporto delle merci non era facilitato. E allora Venezia pensa di fare un'autostrada. Chiaramente Venezia non è abituata alle ruote, e fa un'autostrada del mare, cioè il canale Salso. E per fare questa operazione cosa fa? Intercetta il Musone, dove? Qui, a 100 metri di distanza, ne fa un canale, lo devia sul Marzenego, a qui, dove c'è qui. Chiude quindi la parte terminale del Musone, che a questo punto, non essendo più fornita di acqua dolce che va a finire nel Marzenego, si riempie di acqua salata. È il canale Salso. Ma chiaramente non è così come noi lo vediamo, era tutto storto, chiaramente aveva un percorso sinuoso come tutti i fiumi. Allora i veneziani lo raddrizzano e fanno proprio un'autostrada. Se voi mettete testata il canale Salso, vedete Forte Marchera. Tutto dritto.
Quello è un cordone ombelicale, quindi costruito nella seconda metà del 300, ideato dal doge Gradenigo, per cui viene chiamato anche Fossa Gradeniga, il canale Sasso. Dal doge Gradenigo come collegamento ideale, come collegamento importante, trasporto merci fra Venezia da una parte e Mestre dall'altra. È il punto più diretto per raggiungere la terraferma. E lì, quindi, lungo il canale Salse, ben presto si insediano tutta una serie di attività commerciali molto importanti. Si costituisce la scuola, una confraternita dei barcaioli, già perché ci vuole anche un buon muscolo per trasportare queste imbarcazioni piene zeppe di merci da Venezia a Mestre e viceversa. E ci sono i barcaioli. I barcaioli si costituiscono in confraternita, sarà una delle confraternite più importanti di Mestre, la vedremo successivamente, e avrà la sede presso la chiesa di San Rocco, scusate, San Girolamo, presso la chiesa di San Girolamo. Ecco quindi questo taglio importante, questo diretto in una mappa molto antica, fra Mestre, Mergera, Marghera, che non è l'attuale Marghera, ma è Forte Marghera, dove c'è adesso Forte Marghera, è praticamente la laguna e quindi Venezia. Già vedete questa lungo questa mappa che ci sono delle costruzioni importanti, isolate, vedete l'importanza delle costruzioni dei due camini che ci sono. Cosa sono? Sono locande, sono stalle di cavalli, sono depositi di attrezzi, di cambiaggi. Le merci vengono scaricate in questi punti e da qui poi partono per Mestre e poi per le Germanie, per il nord. Venezia pensa anche ovviamente a farsi una protezione. E cosa trova il Mestre? Il Mestre trova il Castelvecchio, che è un po' malandato, poveretto, è un castello proprio molto vecchio, costruito di palizzate con poca muratura, terrapieni e palizzate per di più. E quindi rinforza il Castelvecchio e già pensa a costruire un nuovo castello, un qualche cosa di più fortificato, di più importante. Per fare cosa? Ma chiaramente per proteggere questi commerci. Nelle mappe successive, purtroppo non è che ce ne siano tantissime, ma disegni e mappe fanno vedere, come in questo disegno, l'attività frenetica che c'è lungo il canale Salso. Queste sono costruzioni lungo il canale Salso, l'attuale via Forte Marghera. Queste sono, vedete, dei punti di appoggio degli imbarcadelli, dei pontili, dove attraccano sia barche di trasporto che gondole, coperte, altre gondole, per il trasporto proprio di merci e il trasporto di persone che provengono da Venezia o che vanno a Venezia. È comunque un passaggio obbligato, ecco perché acquista una importanza la piazza Barche, piazza Barche, piazza delle Barche, perché ci arrivano le barche, barche importanti, che arrivano da Venezia piene di spezie, e se ne dipartono dalla terraferma verso Venezia piena di generi alimentari prodotti dalla terraferma. Dovete considerare che Venezia ben presto raggiunge i 200.000 abitanti, e per sfamare 200.000 abitanti non bastano certamente gli orti di Venezia, gli orti della Giudecca o gli orti di Sant'Erasmo. C'è bisogno di enormi quantità di cibo. E allora queste barche appesantite di merci preziose, sete e spezie che provengono dall'Oriente, sbarcano le spezie, sbarcano le merci preziose, imbarcano generi alimentari e se ne ritornano a Venezia. Ed è un andirivieni continuo questo. Questo cordone ombelicale rimarrà operativo fino a metà dell'Ottocento, 1846, quando verrà costruito il primo ponte traslagunare ferroviario ad opera degli austriaci. Quindi per 500 anni questo sarà il collegamento fondamentale e importante
fra la Venezia insulare da una parte e la Mestre di terraferma dall'altra. Cominciano già un periodo di pace? Questo pensano i mestrini, questo si pensa. Dopo tutte le guerre che ci sono state, le battaglie, le scaramucce fra le varie signorie che hanno coinvolto Mestre, perché Mestre era un punto strategico importante, molto appetibile, prezioso, perché a Mestre si guadagnava con i dazi e chi aveva il controllo di Mestre introitava i dazi. Alla fine di queste scaramucce, a un certo punto Venezia dice: basta, non ne posso più con tutte queste cose, vado io in terraferma, occupa Mestre. Mestre spera finalmente che cominci un periodo di pace. Per qualche anno è così, ma già nel 1356 abbiamo la guerra di Chioggia. La guerra di Chioggia è nota sulle cronache, se voi andate a vedere, io ne ho consultato un sacco. I libri che parlano della storia di Venezia parlano della guerra di Chioggia solo ed esclusivamente della parte acquea, della guerra di mare contro i genovesi. Nulla dicono in terraferma, ma le battaglie importanti si sono condotte qui, in questi territori, in queste zone, in questa terra che noi stiamo calpestando adesso. Gli ungheresi nel 1356 con i carraresi, i da Carrara, tentano la conquista del Castelvecchio e cercano di avvicinarsi chiaramente a Venezia via terra, però per avvicinarsi a Venezia via terra devono conquistare il Castelvecchio, che per quanto vecchio mai andato fosse, era pur comunque una fortificazione. Poi ci ritentano nel 1378, ma questa volta addirittura pensate quanti sono alleati: i carraresi, gli ungheresi, i genovesi, i Tacamino e addirittura il patriarca di Aquileia, tutti contro Venezia, tutti contro Venezia. Bene, anche in questa occasione il vecchio castello resiste, tanto che addirittura sono costretti a ritirarsi anche perché in queste zone imperversava in quel periodo la malaria. Molte delle truppe che non erano abituate alle zanzare, quindi non avevano gli anticorpi, sono state affette da malaria e sono stati costretti praticamente a ritirarsi perché le truppe erano tutte febbricitanti, non riuscivano a conquistare il castello. Il castello quindi di Mestre Vecchio, malandato al Castello Vecchio di Mestre, riesce a resistere. Nel 1434, quindi se andiamo circa 60 anni dopo, il Senato Veneto delibera l'abbandono del Castelvecchio. Il Castelvecchio è una zona paludosa. Dovete considerare che nel Castelvecchio si dirama a sud del Castelvecchio, se pensate a sud dell'ospedale, ex ospedale Civile Umberto I, il ramo sud del Marzenego, che allora era il Musone, a nord il Marzenego. Quindi non c'erano gli argini che ci sono adesso nei fiumi. Spesso e volentieri questi fiumi esondavano. Le zone circostanti erano acquitrinose, paludose, quindi facile anche l'albergarsi delle zanzare malariche. Il Castelvecchio è una vecchia fortificazione che ormai non ha più significato. Dobbiamo considerare che ormai già siamo con le armi da fuoco, con i primi cannoni, con le colubrine, e quindi le palizzate in legno non esistono, certo. E allora il Senato Veneto dice: bisogna che facciamo un nuovo castello a protezione dei nostri interessi, ma lo facciamo in muratura, lo facciamo importante, lo facciamo solido, ma non lo facciamo né in quelle zone acquitrinose. Dove lo facciamo? Lo facciamo sempre vicino al porto, però un po' più in qua, dove le terre sono un po' più alte, un po' più asciutte. Viene abbandonato il Castelvecchio, questo è il ponte di Castelvecchio, e queste sono le costruzioni retrostanti prima che si costruisse l'ospedale civile Umberto I, quindi è una foto di fine 800, primissimi del 900. Viene abbandonato il Castelvecchio, il sito viene affittato dapprima a un nobile veneziano, Andrea D'Amosto, e poi concesso al monastero di San Salvatore di Venezia, che istituisce un'abbazia dedicata a San Giacomo. Quindi dovete considerare che questa zona, prima addirittura Castro Monomano, poi Castelvecchio,
poi affittato a Bella Mostra che non ci ha fatto niente, poi concesso al monastero di San Salvatore di Venezia, poi concessa l'area per fargli l'ospedale civile Umberto I e poi il buco nero che c'è adesso. E allora si costruisce sul castello nuovo, dove? Ma un po' più in là, abbiamo detto. In effetti, invece di essere a sud del Marzengo, questa volta Castelnuovo si costruisce a nord del Marzengo e vicino a quella famosa ripalla di cui abbiamo parlato l'altra volta, che non è nient'altro che il porto di Mestre. Si fa il castello per tutelare gli interessi del porto e addirittura si utilizzano certe torri che già esistono, che sono delle case torri, tipo quelle che ci sono a San Gimignano, che si inglobano nella cinta muraria. Una di queste torri è la torre di Collalto, che già avevano proprietà estese in queste terre, compreso il porto, e un'altra torre è la torre Battifredo, Belfredo, in via Torre Belfredo. Viene quindi costruita una grande cinta muraria dotata di torri, all'interno della quale c'è già un nucleo abitato che era preesistente al castello, era il nucleo abitato a ridosso del portum di Mestre. Il nucleo abitato che noi individuiamo oggi lungo la via Palazzo, sostanzialmente, attorno alla provvederia, attorno all'attuale municipio. Queste sono delle primissime immagini che noi abbiamo del XVII secolo, quindi alcuni secoli dopo che è stato costruito, del Castelnuovo. Se osservate, questa è la torre civica attuale, la torre dell'orologio, questa è via Palazzo, questa è via Palazzo, questa è via Canere con l'altra torre porta e questa è via Torre Belfredo con la Torre Belfredo. Qui è via Torre Belfredo, vedete ci sono delle costruzioni perché questo è il borgo dei tedeschi. Già, come c'era il fondaco dei tedeschi a Venezia, qui c'è il borgo dei tedeschi, perché questi tedeschi dovevano seguire le loro merci che scaricavano dalle barche e venivano caricate sui carri per andare verso le Germanie, e quindi dovevano avere dei depositi, dovevano avere dei cariaci, dovevano avere del personale, tutto in questo borgo qui. Questo quindi il castello, la città muraria, e sotto il borgo di San Lorenzo. Questa è la chiesa di San Lorenzo. Vedete le costruzioni lungo l'asse della piazza e questa, immaginate che cos'è? Via Manin, l'attuale Via Manin. Il borgo di San Rocco, perché vedremo poi qui verrà costruito un convento con una chiesa, la chiesetta di San Rocco che esiste ancora. E qui Via Poerio, l'attuale, questo è il ramo delle Muniche del Mazzenico che in realtà era il Musone, eccolo qua. Il Musone, e qui parte il canale Salso, eccolo. E qui vedremo che nel 500 poi ci saranno le suore di Santa Maria delle Grazie. Eccolo qui quindi il Castelnuovo nella struttura fatta a T, quindi via Torre Belfredo, via Canere, via Palazzo, la Torre Civica. E questa è tutta la cinta muraria. Questi sono gli spalti, l'attuale via Spalti, e questo è il torrione che esiste ancora all'angolo tra via Spalti e via dei Battuti, via Santa Maria dei Battuti. Ma com'era la vita a Mestre? Purtroppo non è che abbiamo grandi documenti, ma abbiamo delle tracce soprattutto per quanto riguarda la vita religiosa, perché i religiosi scrivevano, lasciavano tracce, lasciavano documenti, e le chiese normalmente si conservavano. Le chiese venivano fatte principalmente in muratura, mentre le case potevano essere molte in legno, e quindi si conservavano lì. Allora, sin dal 1152 viene citata la chiesa di San Lorenzo, Santi Laurenti, la pieve di San Lorenzo. Di San Girolamo le prime notizie si hanno del 1349, ma si presume che possa essere più antica.
Se osservate, anche se questa data è corretta, 1349 vuol dire che è antecedente al Castelnuovo. Esisteva prima la chiesa di San Gerolamo del Castello. Stranamente, è una delle poche realtà in cui la chiesa arcipretale, la chiesa principale della città, è al di fuori della città stessa. San Lorenzo è al di fuori della cinta muraria del sud, mentre all'interno della cinta muraria c'è San Gerolamo. Eccolo ancora a San Gerolamo, questo è il canale che ci scorreva davanti, che ora è coperto. Questa è una vecchia mappa ingrandita che parla, vedete, San Lorenzo, di San Lorenzo, della chiesa di San Lorenzo. E questo, se osservate, questo ponticello non è nient'altro che il ponte della Campana. Eccolo qua. Ovviamente tracciato, appena indicato, in una vecchia mappa. Questi sono ancora altri particolari della chiesa di San Lorenzo ricavati da vecchie, antiche mappe. Ma Mestre, nel corso dei secoli, siamo sempre sotto la dominazione veneziana, si arricchirà di tutta una serie di altre chiese e conventi. Nel 1501 le monache benedettine creano il convento di Santa Maria delle Grazie, compresa la chiesa che esiste tuttora. Il convento di Santa Maria delle Grazie, voi sapete, verrà trasformato in museo. Inizieranno i lavori presto, qui si dice. Fra il 1615 e il 1617 si fondano i Cappuccini, nella zona dei Capuzzini, lì in fondo a Via Olivi, dove Via Olivi va a confluire in Via Cappuccina, appunto. E questa è la vecchia chiesa dei Cappuccini, che verrà battuta negli anni 50-60 per costruire la nuova chiesa dedicata a San Borromeo. Questo è il vecchio oratorio, che è un peccato che sia stato distrutto per costruire la nuova chiesa. Questa è la mappa della chiesa e del convento di San Rocco, sulla strada del borgo, appunto, di San Rocco. È rimasta solo la chiesa del convento, non rimane più nulla, rimangono ancora alcuni portici, come si vede bene. Ma oltre le chiese, a Mestre esistono le confraternite. Le confraternite, di cui Venezia è ricchissima, anche a Mestre esistono non poche confraternite nel corso dei secoli, che si sono protratte più o meno fino al periodo napoleonico, fino alla caduta di Venezia. Le quattro confraternite di San Marco, fondata nel 1424, di San Biagio del 1504, di San Nicolò di Barcaioli, di cui abbiamo parlato prima, del 1508, e della Beata Vergine del Rosario 1621, a un certo punto a queste confraternite viene dato il compito di gestire la chiesa di San Gerolamo. E infatti loro creeranno poi all'interno della chiesa di San Gerolamo la loro sede religiosa. Questa è la scoletta di San Nicolò dei Barcaioli, che era adiacente, attaccata alla chiesa di San Gerolamo, e che purtroppo è stata buttata giù. Anche questa non esiste più. Altre confraternite sono quella più antica del 1302, la confraternita di Santa Maria dei Battuti, che rimane tuttora non più come confraternita, ma come attività sociale, come funzione sociale. La vedremo, ne parleremo dopo, Santa Maria dei Battuti. Di San Rocco del 1487, che aveva sede nell'omonima chiesa, di Sant'Antonio da Padova nel 1660, dell'Immacolata Concezione del 1671, del Santissimo Sacramento del 1724, di San Francesco di Paola e soprattutto dei Morti, di date che non sono riuscito a stabilire. Sappiamo che esistevano, ma non sappiamo quando sono state fondate. Questa è una mariegola di una di queste confraternite. La mariegola era il libro delle regole, perché le confraternite avevano delle regole severissime. Che scopo avevano queste confraternite? Le confraternite avevano uno scopo prettamente socio-religioso, diciamo di volontariato, oggi lo chiameremo volontariato sociale. Praticamente erano create per dare
un aiuto, un sostegno ai più bisognosi. Erano finanziate con donazioni dalle persone un po' più ricche, infatti la Santa Maria dei Battuti viene fondata per una donazione molto forte che Mabilia regala perché appunto si costruisca una confraternita, venga istituita una confraternita. E hanno lo scopo appunto di venire incontro alle persone disagiate, ai pellegrini, agli ammalati, agli anziani, alle ragazze giovani in difficoltà. Dicevamo la confraternita dei Battuti, fondata nel 1302, è di quella di cui abbiamo maggiore documentazione proprio perché si è conservata l'archivio della confraternita, che è un archivio ricchissimo della storia di Mestre. Il compianto Luigi Brunello è stato il primo a dire ai mestrini e ai veneziani: ma voi non rendete conto che materiale straordinario e prezioso c'è all'interno di quella confraternita. Viatore Belfredo, la sua sede originaria, aveva la scoletta adiacente alla canonica dietro la chiesa di San Lorenzo, lungo via Poello, lo sapete tutti. Aveva un oratorio, un vecchio oratorio, in realtà è cambiato 3 volte, questa è la prima documentazione che abbiamo, poi è stato, siccome era decadente, cadente e pericolante, è stato abbattuto, è stata costruita l'attuale chiesa di Santa Maria della Salute, ma è sempre nel sedime e fa parte comunque della confraternita. Questo è la stemma della confraternita, Santa Maria dei Battuti, la vedete, la Madonna con mantello allargato e sotto il mantello accoglie i fedeli bisognosi. Eccoli qua. Anche qui se ne vede traccia dei fedeli bisognosi. E attorno quali altre chiese esistevano? Stiamo parlando del periodo veneziano. Ma ci sono chiese antichissime. La chiesa di San Giorgio di Chirignano, non l'attuale, questo è un disegno che ci è pervenuto della chiesa precedente, che era esattamente in centro la piazza di San Giorgio di Chirignano. La strada andava a sbattere verso la chiesa, per cui girava attorno alla chiesa e continuava. Chiaramente man mano che sono aumentati i traffici, la chiesa era anche questa bisognosa di restauro, hanno deciso di buttarla giù, raddrizzare la strada e fare la chiesa un po' più a nord, dov'è attualmente. La chiesa di Zelarino, questa è eretta nel 1725, siamo ancora sotto Venezia. La chiesa di Trevignano, di San Pietro in Vincoli, in Trevignano, eretta nel 1600. La chiesa, questa non esiste più, è ricavata da un antico dipinto, è la chiesa in la sette, scusate, è la chiesa di Dese, che non esiste più, la 6 è la chiesa di Campalto, la 4 è la chiesa, beh questa la riconoscete, è la chiesa di Carpeneto, che è retta nel 1152, guardate quanto antica è, 1152, antica quanto la chiesa di San Lorenzo, non in questa forma, questa è la forma ricostruita nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento. La chiesa di San Martino di Campalto o San Martino di Stratta sono chiese tutte antiche, quindi significa che non era che qui ci fossero paludi e basta. Se c'erano tutte queste chiese vuol dire che c'era gente che ci lavorava, che ci abitava. Non sarebbe strettamente una famiglia, non si sarebbe costruita la chiesa. C'erano dei piccoli borghi, delle piccole comunità che si sono costruite le chiese, che poi in alcuni casi si sono conservate nella loro struttura antica, seppure magari ampliata, modernata, eccetera, in altri casi sono state completamente abbattute e ricostruite, come nel caso della chiesa di Carpeneto. E arriviamo al 1513. 1513 è esattamente 500 anni fa, il Centro Studi Storici di Mestre proprio a settembre ha voluto ricordare questa data con una bella conferenza e un volumento che abbiamo pubblicato. 1513 è una data molto importante anche per Venezia, i veneziani se ne sono tutti dimenticati, ce ne siamo ricordati noi,
Cos'è successo nel 1513? Lega di Cambrai. Praticamente tutte le potenze europee si sono coalizzate contro Venezia perché ne avevano scappato i beni di Venezia. Perché? Perché chiaramente Venezia rappresentava una potenza economica, una potenza militare straordinaria. Era una città-stato con dei possedimenti enormi e quindi influenzava i commerci, influenzava l'economia, fra virgolette, mondiale, cioè l'economia europea. E questo chiaramente non poteva andare a genio alle altre potenze che esistevano. A un certo punto hanno pensato di dare una lezione a Venezia. Si sono associati assieme in quella che viene chiamata la Lega di Cambrai e hanno tentato più volte, hanno invaso il territorio veneziano, il possedimento veneziano di terraferma, e hanno tentato più volte di avvicinarsi a Venezia, ma chiaramente Venezia aveva i suoi eserciti, aveva le sue città fortificate come Padova, ha tenuto a bada fino a un certo punto quando in realtà l'esercito veneziano viene sconfitto a Gherardata attorno alla seconda metà di settembre e il 28 di settembre parte una colonna dal Veronese e punta direttamente verso Venezia e dove passa brucia tutto, distrugge tutto, violenta donne, ammazza uomini, ammazza bambini, fa rappresaglie e brucia le case. Sino ad arrivare a Castelnuovo, il quale tenta di resistere, ma Castelnuovo purtroppo non ha grandi poteri di difesa, aveva solamente un po' di arcieri, un po' di archibugieri, non poteva resistere a un esercito potente, che era costituito la colonna, era costituita dai pontifici del Papa, era costituito dagli spagnoli e dai tedeschi, dai lanzichenecchi. È stato facile per loro circondare il Madremestre, circondare il castello, poi hanno puntato le artiglierie sulla porta del castello, hanno sbriciolato la porta del castello, sono entrati e hanno fatto il disastro. Tutti gli abitanti vengono trucidati, tutti, salvo quelli che sono scappati e sono andati in laguna, qui tutti più o meno avevano una barchetta, sono scappati e sono andati in laguna, o quelli che si sono rifugiati nelle chiese. Perché il re spagnolo, cattolicissimo, aveva dato ordini che non si toccassero le chiese e che ai soldati era proibito entrare in chiesa. Quindi tutte le persone che erano riuscite a fuggire, a entrare in chiesa, si sono salvate. Gli altri sono stati trucidati. Per questo meriti, a Venezia concede a Mestre la MF, come dire, Mestre Fidelis. Alla presenza del doge fu portato un prigioniero tutto sanguinante che raccontò: il campo viene Mestre e vogliono bruciare tutto e poi andranno in Friuli mentre i tedeschi andranno a Verona. Sono tutti armati alla leggera e vengono con pessimo animo di far quanto mal possono, massime i tedeschi mentre gli spagnoli non bruciano ma fanno prigionieri. I soldati andarono a Mestre. Giunto l'esercito, trovarono sulle mura 200 villani con archi. Chiesero loro se si volevano arrendere, ma in risposta si alzò il grido: San Marco! San Marco! Allora fu piazzata l'artiglieria e si sparò contro la porta, il ponte elevatoio e le palizzate. Gli spagnoli furono i primi ad entrare attraverso le brecce e i difensori furono scaraventati giù dai camminamenti. Il massacro degli abitanti e le violenze sulle donne durarono tutta la notte. Un bambino che gridava «Marco! Marco!» fu preso e arrostito vivo. Dice il Sanudo: «Io andai in capo di Canareggio e vidi fuochi grandissimi a Marghera. Era una grande compassione e non si vedeva alcun soccorso. I nemici alloggiano a Mestre questa notte e si dice che domani se ne andranno dopo aver tutto bruciato. Il viceré è entrato nei sobborghi e soltanto la rocca resiste. Sono stati fatti prigionieri il castellano Marin Michel, Domenico di Vanze, Zuanne e Memo. Gli altri difensori sono stati ammazzati, sono stati uccisi uomini anziani e donne vecchie che si trovavano ancora in paese.
presero con forza la torre di Marghera, incendiandola e bruciandola, tanto che le fiamme si vedevano da Venezia. Tutto è venuto in mano dei nemici, quali hanno fatto e vanno facendo un grosso bottino e danni di incendi infiniti. Un soldato nemico così scrive: il 1° di ottobre parte delle fanterie spagnole e alemanne ed il signor viceré, facendo condur le artiglierie nostre, brusarono Marghera ed entrarono le fanterie fino al mare per le paludi, bruciando attorno a Venezia per spazio di 3 miglia tutte le torri e palazzi. Il mare era coperto da galee e barche che fingevano di smottare a terra per difesa. Cominciarono i nostri a scaricare le artiglierie poste sull'argine di Marghera e 2 barche furono spezzate e le tavole saltarono per aria. Il saluto. Uomini morti in terra e si vede Doa Piccali agli vestelli di Mestre verso Treviso. Le donne di Mestre si salvano, il Lecese e non sono toche. Aver posto fuoco in tutto Mestre e i borgi, Zoecca, Daun, e le case, dove erano alzati aver ficcato fuoco. Sicché tutto Mestre brusava e si vedeva fumi grandissimi, e te restai in piedi solo un Lecese e la casa di Pieve di San Lorenzo, che il beneficio del fio di Sier Michel Trivisiano, l'osteria della corona. Perché, non contenti della preda grandissima, degli animali e delle cose mobili, abbruciavano con somma crudeltà Mestri, Marghera e Leccia Fucina e tutte le terre e ville del paese, e oltre a quelle, tutte le case che aveva più di ordinare bellezza o apparenza.
dopo il ritiro delle truppe della Lega di Cambrai, Venezia riesce a riprendere possesso di tutti i suoi territori e firmare una pace, però qui ci si ritrova con tutto distrutto. Maestro Bruciato, anche stato il Maestro Bruciato, tutte le masserizie che si trovano nei dintorni, le ville sparse, i borghi, tutto bruciato, tutto distrutto. È un periodo difficile di ricostruzione. Nei documenti che si trovano presso gli archivi, degli antichi archivi, delle vecchie proprietà di conventi, che fortunatamente ancora si sono pervenuti, in questo periodo qua si trovano grandi decisioni riportate su pergamena di impegni di spesa per ricostruire quel borgo, ricostruire quella casa colonica, ricostruire quel casone. È tutto una ricostruzione, un impegno di spesa straordinario. E anche i signori veneziani, che già avevano da tempo cominciato a impegnare un po' di loro soldi, di loro risorse economiche in possedimenti di terraferma, più che altro per poter avere i frutti freschi dell'orto, del campo, gli animali da cortile, si rendono conto che poi nel momento in cui vanno a investire per recuperare, che quindi sono costretti a venire in terraferma a vedere cosa è successo, cosa spendere, quanto spendere, come spendere, si rendono conto che poi terraferma non è poi così male. Ci sono ancora molti boschi in terraferma, ci sono delle acque fluenti, c'è il Musone, c'è il Mazzenico, a sud c'è il Brenta, andando più a nord c'è il Dese e poi il Sine. È un territorio fertile, è un territorio pieno di verde, è un territorio dove tutto sommato ci si sta anche bene. D'estate, all'ombra di qualche bell'albero o in qualche piccolo bosco, l'estate sembra più pesante, il caldo meno asfissiante rispetto a Venezia, un po' più umida, calda. E per cui cominciano a dire, beh, va bene, ci costruiamo anche la casetta per noi. Così veniamo a controllare i raccolti, veniamo a controllare i nostri campi, le nostre produzioni e magari facciamo qualche breve periodo di vacanza. Dopodiché è diventata una moda. Allora se lui si fa la casetta in campagna, perché non posso farmela anch'io, ma devo farla più bella di lui? Ma quell'altro chiaramente deve farla più bella dei primi due. E comincia una rincorsa ad ampliare i possedimenti e a costruire le ville più belle. Inizia l'era delle ville. L'epoca delle ville si può far partire idealmente proprio dalla ricostruzione a seguito delle distruzioni della Lega di Cambrai. Volete il parco più bello? Bisogna andare da quel signore lì, ma guarda che quell'altro non vuole essere da lì, non vuole farne più bello, ma allora io nel parco ci faccio pure le fontane, ma io le faccio le fontane pure le statue, ma io nel parco ci faccio delle feste meravigliose, invito tutti, ma io invito anche il doge, anzi il doge non può essere di meno, e si costruisce la casa che ovviamente deve essere più grande di quella di tutti gli altri. In questa rincorsa tutta la terraferma fino alla pedemontana e per molti molti chilometri in profondità viene disseminata di ville, soprattutto nei posti più facili da raggiungere. E qual è il posto più facile da raggiungere per un veneziano? Un qualche cosa che si raggiunga di acqua. E qual è il fiume che si presta ad essere navigato in profondità senza particolari problemi? Il Brenta. Ecco che lungo il Brenta si costruiscono le ville. Ma se andiamo lungo il Terraglio, lungo anche le strade disseminate in campagna nei più luoghi più sperduti, a un certo punto vi si aprono delle ville straordinarie e si capisce subito che sono ville venete.
Hanno la villa importante, hanno la barchessa, hanno l'oratorio, hanno i granai, hanno le case dei contadini, dei mezzadri, degli affittuari. È la classica villa veneta disseminata nel territorio. Ovviamente le vacanze portano ozio, in vacanza ci si rilassa un po' di più, ci si può mettere a giocare, e l'ozio è, la parte, è il padre di tutti i vizi. La dissolutezza di costumi all'interno delle ville è ormai diventata storia. Abbiamo un documento a Mestre che ci racconta della ricostruzione dopo le distruzioni della guerra di Cambrai del 1713. Credo che tutti vi siete passati sotto, ma probabilmente nessuno se ne è accorto, o pochissimi se ne sono accorti. È questa scritta qui, che si trova sotto il portichetto della provvederia, quei tre archi della provvederia. Se osservate, c'è una scritta che a un certo punto dice che questa costruzione è stata ristrutturata sostanzialmente, riparata, ristrutturata, riedificata nel 1525. 1513-1525, 12 anni dopo, perché la provvederia, da antichissime mappe, poche, anche ben chiare, era una volta un qualche cosa, proprio una casa a torre molto alta, e probabilmente sopra aveva una campana di andame, quelle torri campanarie civili col battifreddo, la campana a martello per mettere in allarme nel caso si avvicinassero, nel caso di incendio, o nel caso si avvicinassero malintenzionati per mettere in allarme la popolazione. Di questa grande casa torre non esiste più memoria storica, al suo posto c'è la provvederia. Probabilmente nella costruzione e ricostruzione del 1525 hanno ricostruito, rifatto o comunque restaurato solamente i primi due piani, l'attuale provvederia, e l'hanno abbandonato l'idea. I cittadini veneti, i ricchirti volevano triunfare e te vivere e attendere, a darsi piacere e dilettazione e verdure in la terraferma, abbandonando le navigazioni. E compravano possessione e casamenti in terraferma, e facevano palazzi e spandevano denari assai. E sì, mo in anguo maestrese diventa una Versailles. In piccolo, la scommessa dal canale del Malghera, la zida tutto il paese e poi la scorla e il terraggio fino a Treviso. La stenderà a trovare sul luogo d'Italia e fuori d'Italia una villeggiatura così lunga, così unita, così popolata come questa. Ghese casini, che par gallerie, ghese palazzi da città, da sovrani, se fa conversazioni stupende. Feste da ballo magnifiche, tole spaventose, tutti i momenti si vede correre la posta, sedie, carrozze, cavalli, lacchè, flusso e flusso, da tutte le ore. Mi morirà fra terra lontana e strepiti, perché mi piace la mia libertà, peraltro sento a dire che a Mestre si fa cosazze, che si spende assai e che si fa spiccare il buon gusto, la magnificenza e la pulizia di tutti gli ordini delle persone, che fa onore alla nazione, alla patria e anche all'Italia medesima. Mestre, terra grossa, aperta, in vicinanza delle lagune, ben fabbricata e popolatissima. Vi sono alcune chiese e monasteri, d'uomini e di donne, alcuni bellissimi palazzi di campagna e comodissimi pubblici alloggi, e luogo di gran concorso di popolo. Il luogo è ricco ed esercita il traffico e vi si trovano continuamente pronte vetture per ogni parte d'Italia. Mestre quindi è una Versailles in piccolo, lo dice Goldoni in una sua commedia, La cameriera brillante, e dice anche perché una Versailles in piccolo. Versailles era il fasto d'Europa, pochi chilometri da Parigi, dove si era un concentrato di ville di lusso e dove si ritrovavano i signori dell'impero francese, del regno francese. Ma perché Mestre una Versailles in piccolo? Non è proprio esagerato? Non è un po' troppo esagerato
paragonarla ad avversari? Bene, adesso dimentichiamo la maestra attuale. Partiamo da zero. Allora noi abbiamo dei fiumi che portano acqua, terreno molto fertile. Abbiamo grandi quantità di boschi. L'ultimo sparirà nel primo Novecento. Abbiamo terreni fertili e abbiamo gruppi di case, abbiamo villaggi. In questo contesto i signori cominciano a costruire e costruiscono le ville più belle. Questa è Villa Sagredo, con giardini e pertinenze lungo il terraglio. Questa è Villa Pedrinelli a Carpenedo. Questa è la testata del Canal Salso, in una veduta settecentesca. Questo è Palazzo Moro, lo vedete, ci passate davanti tutti i giorni, via Palazzo. Villa Querini, Villa Rizzo, Villa della Giusta, e avanti, non è finita. Margera, queste sono i docks, li parleremo in inglese, i magazzini, i depositi lungo il Canal Salso, dove vengono stoccate le merci. Ma ci sono anche delle osterie, qui è scritto osterie, perché la gente ha bisogno anche di mangiare, di bere. Osterie si intendeva anche alloggio, in osterie con alloggio, quindi anche di dormire. Questa è un'altra visione del Canal Salso. Questa è la torre di Malghera, dove attualmente c'è, dicevamo, Forte Marghera. Questa è ancora la riva alle Barche. Tutte le costruzioni lungo il canale, una volta il Canal Salso. Lungo la Castellana, Villa Barbaric, Villa Lino Santon, Villa Visinoni, l'oratorio di Villa Pagliacozzo. Lungo il terraglio, Villa Ivancic, ora Villa Sarus, Villa Berchet, ancora esistente queste due. E qui ancora una mappa di quel periodo del terraglio, vedete Cap Gradenigo, Ca Corniane, e questa è un'altra villa dei signori, non si legge bene di chi, i signori Pezzana con le loro ville. Lungo la Milanese, sparse nel territorio, Villa Draghi Bortoletto, esistente in via Seggiano, oppure di cui ci sono rimaste tracce su antiche mappe, su antichi disegni. La vedete la villa padronale, il cammino alla veneziana, gli archi, i porticati, oppure un po' più col sentore contadino, come questa. O addirittura come questa, Villa Sardi in Brendole, architetto Sardi, con la Gesiola, la sua chiesetta, la Barchessa, il viale che porta nella strada, e probabilmente questa è la casa del Massaro, del Mezzano. Ma non sono solamente ville quelle che ci sono sparse nel territorio, ci sono anche case coloniche e casoni. Questa è una vecchia casa colonica, sembra quasi una casa di valle, se osservate la struttura con i camini. O i vecchi casoni, o addirittura villaggi di casoni. Una straordinaria mappa del 1600, raccolta di disegni del 1600 delle proprietà di San Giovanni, della scuola di San Giovanni Evangelista in Brendole, datata 1601, presenta questo disegno qua. Questa è tutta una chiesura, è tutta contornata a fossato, sono tutti casoni, un villaggio di casoni, e questo è il casone porta, perché questa è la strada comune, e per entrare nella chiesura si passa sotto l'arco quindi di un casone, quindi un'entrata controllata. Ma i malintenzionati c'erano anche loro, ovviamente. I centri periferici di Mestre. Questo è il centro Gaza, era settecentesco, che si è quasi tutto conservato, perché tutto questo esiste ancora, la villa padronale, Paganello Fapanni, con la piccola barchessa, meglio, con il piccolo porticato e l'oratorio.
dedicato a San Francesco. La Marchessa, purtroppo negli anni 50 qui ci hanno pensato bene di costruirci un bruttissimo condominio e stiamo facendo una battaglia per farlo buttare giù. Questa è una casetta, il casino, un piccolo casino, fratto di proprietà di un prete. Attenzione, casino aveva un significato diverso da quello che pensiamo noi. Casino normalmente era una piccola abitazione dove i nobili si appoggiavano normalmente per andare a caccia, il casino di caccia, dove avevano le loro armi, le loro attrezzature per andare a caccia e magari approfittavano anche per trovarsi con qualche bella signora del luogo. Ecco perché poi è rimasto la terminologia così come la conosciamo noi. Villa, un'altra villa. Attualmente Villa Letizia, questa non esiste più, è stata buttata giù nell'Ottocento, ma la Marchessa, questa esiste ancora, così questa. E questo era un altro oratorio, e questo buttato giù. Questo e questo non esiste più. Qui è stata ricavata via Calucci, quindi è stata buttata giù quest'ala qui, per il resto esiste tutto. Purtroppo non è stato sufficientemente valorizzato. Ma, Mestre, fra il 600 e il 700 ha potuto dotarsi di teatri. In particolar modo, nella seconda metà del 700 viene costruito il teatro Balbi. Probabilmente prima c'erano dei teatri più cospicui, dei teatri fatti di legno, non qualche cosa di importante. E soprattutto c'erano dei piccoli teatrini all'interno delle ville venete. Però erano ad uso solo dei signori, dei loro ospiti, facevano le rappresentazioni teatrali all'interno della villa. Per il popolo esistevano gli artisti di strada, facevano i loro spettacoli lungo la strada. Se ricordate, prima della guerra o anche subito dopo la guerra c'erano questi spettacoli viaggianti, questi non erano circhi in realtà, erano delle compagnie viaggianti che facevano dei piccoli spettacoli. Ecco, nella seconda metà del Settecento in Piazza Bacche viene costruito il celebre teatro Balbi, di cui purtroppo sì, c'è solamente, probabilmente è rimasto qualche pezzo di muratura e il nome via del Teatro Vecchio, Galleria del Teatro Vecchio. Ecco, questo è costruito il Teatro Balbi, questi sono i disegni del Teatro Balbi e questa è la pianta del Teatro Balbi. Un teatro che poteva permettersi il lusso, addirittura il palco poteva abbassarsi e diventare tutta una platea per fare le cavalchine, per fare i grandi balli nei periodi, per esempio, del Carnevale. È il periodo fra il XVII e XVIII secolo in cui Venezia è stanca di questi fiumi che esondano, è stanca di vedere i compromessi raccolti di un anno, è stanca di vedere le ville e le loro abitazioni invasi dalle acque quando è il periodo delle piogge. E allora comincia ad arginare per bene i fiumi, ma non è ancora sufficiente. Alcuni fiumi sono terribili, non si riescono a controllare. Uno di questi è il famoso Musone, di cui abbiamo parlato. Vi ricordo, il Musone è il rio, l'attuale ramo delle Muneghe, che poi proseguiva lungo il Canal Salso, che abbiamo visto è stato deviato. Ma il Musone non si riesce a controllare. E allora cosa decidono a fare? A Campo San Piero fanno il Museo dei Sassi, una rettifica e una prima deviazione, e a Milano proprio lo chiudono, fanno un bel canale dritto che è il taglio di Milano e tutta l'acqua del Musone la sversano nel Brenta. Dopo l'acqua del Brenta fanno il taglio di Brondolo e la sversano fuori della laguna. E a nord il Sile, che dovrebbe sfociare nella laguna nord, lo deviano, gli fanno fare tutto il giro attorno alla laguna e lo fanno sfociare al Cavallino fuori della laguna. Enormi opere idrauliche! Se pensiamo che qui diventiamo matti semplicemente per cavare la copertura del Marzenico qui in via Poerio. Ma questi facevano chilometri e chilometri e chilometri di fiumi nuovi, decine e decine di chilometri di fiumi nuovi. Opere in mani e senza avere i mezzi di cui disponiamo adesso, solamente col lavoro e la fatica dei muscoli. A Mestre cosa si fa?
l'alveo abbandonato dell'Osellino viene rettificato, si fa una rettifica per fare scorrere meglio le acque dell'Osellino. E anche nella zona di Mestre vengono fatte tutta una serie di opere idrauliche per mettere, usando una terminologia moderna, per mettere in sicurezza idraulica la città. Grandi opere, ma perché estromettono il Musone dalla laguna, il Brenta dalla laguna? Sì, certo, per evitare le esondazioni, eccetera, ma soprattutto perché questi fiumi portano grandi quantità di sedimento in laguna e interrano la laguna. E man mano si riesce, l'interramento è tale che in certi momenti di bassa marea si riesce, senza bagnarsi i piedi, andare dalla terraferma a Venezia a piedi, senza bagnarsi. E questo è il terrore per i veneziani, perché voi sapete che Venezia è l'unica capitale millenaria che non ha costruito un metro di mura di fortificazione, perché la fortificazione, la difesa, era costituita dalla laguna. E se si interrava la laguna, chi difendeva più Venezia? Ecco perché hanno fatto queste immani opere idrauliche. Ma non è tutto oro quel che luccica. Fame e senti caratterizzano l'esistenza di molte famiglie di contadini della terraferma, sfruttate e ricattate dai signorotti avidi e senza scrupoli, costrette a pesantissimi lavori agricoli e a vivere in abitazioni umide e malsane, condividendo con gli animali il poco spazio disponibile. Altra cagione di alterazione igienica nelle popolazioni sono le male adatte e insalubri abitazioni. Molte famiglie di coloni vivono accovacciate entro capannucce di creta e paglia, mal difese dal vento e dalla pioggia, e dove la stanza da letto è anche cucina e perfino qualche volta stalla. Queste abitazioni, che chiamano casoni, riescono umidi, poco arieggiati ed illuminati. L'acqua dei fossati spesso invade il cortile, il quale è formato da sola terra e coperto di immondizie e un vasto letamaio. Ma è il crepuscolo di un'epoca. Siamo ormai alla fine del Settecento. L'illuminismo e la rivoluzione francese stanno creando anche a Venezia crepe in un sistema che aveva funzionato per mille anni, ma che non aveva colto il segnale del cambiamento dei tempi. I cittadini rifiutano gli assolutismi e rivendicano la dignità della persona. Vizi e dissolutezze dei ricchi irritano la borghesia illuminata e minano nel fisico come nello spirito anche la millenaria Serenissima Repubblica. Ai nobili ideali di San Marco si sostituiscono interessi egoistici e squallidi individualismi. Napoleone è alle porte, Venezia trema. Ma questa è un'altra storia. È la caduta della Serenissima, è la stagione dell'autogoverno, è la stagione di Mestre Comune. Like that news, told us the nation.
loro sono i Blues Boat, un applauso, grazie, ora potete sfogare il mio applauso. Professore sul palco, grazie, il professor Roberto Stevanato. Lei Roberta Masselli. E questa era la seconda puntata di Maestre Story. I due spot sono Sara alla voce, un grande applauso, dai, facciamoci sentire. Andrea alla chitarra, Roberto al basso e qualche nome Gamba alla batteria. A questo punto lo spettacolo è finito, ma se avete piacere, un altro po' di musica ci può stare, voi cosa dite? La prossima, giustamente, la prossima puntata, appuntamento per tutti e di più, in quanti ce ne stiamo per lunedì prossimo, sempre alle 9, grazie. Continuiamo con un po' di compagnia, se loro sono d'accordo, con il gruppo. Grazie a tutti, buona serata. Thank you.